Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Tortellino Art è il gioiello di Bologna. Fiero di essere bolognese, il tortellino presta il suo design a un gioiello elegante e divertente. In oro e argento, finemente decorato a mano con smalti preziosi. Scopri di più su www.oromoda.net. Buongiorno, benvenuti a ETG Bologna. In apertura oggi la cronaca con una brutta storia di violenza che vede vittima una ragazzina bolognese di appena 15 anni, costretta a subire molestie sessuali da parte di uno spacciatore che le chiedeva favori sessuali in cambio della cocaina di cui lei un po' alla volta era diventata dipendente. L'uomo è un 27enne, venerdì è stato arrestato dai carabinieri. Vediamo i dettagli nel servizio di Federico Balletti. Io ero in astinenza e lui se ne è approfittato. È una delle ammissioni che una ragazzina bolognese di appena 15 anni ha fatto ai carabinieri, raccontando le molestie sessuali che è stata costretta a subire per mesi dal suo spacciatore. Lui, un 27enne di origine tunisina, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata dalla minorità della vittima e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Si parla di almeno 200 cessioni di cocaina, una media di 4-5 settimana fra l'indagato e la ragazzina, in un arco di tempo di circa 10 mesi, e avvenute anche davanti a scuola. Lui, approfittando della fragilità emotiva della quindicenne e della sua crescente dipendenza dalla coca, a volte le regalava le dosi o gliele forniva a un minor prezzo, salvo poi chiedere prestazioni sessuali nei momenti in cui lei era in difficoltà o non aveva i soldi per pagare. L'indagine, condotta dai carabinieri della stazione Bologna-Corticella, zona dove sono avvenuti i fatti, è partita dopo che la quindicenne si era allontanata da casa per 24 ore, facendo preoccupare i genitori, che per questo si erano rivolti ai carabinieri. Quando lei è tornata spontaneamente a casa, manifestando un certo disagio, gli investigatori l'hanno chiamata in caserma per cercare di capire cosa fosse successo. È stata in quell'occasione che la ragazzina ha deciso di confidarsi e raccontare la brutta situazione in cui era finita e dalla quale voleva uscire. Secondo quanto ricostruito, solo in un'occasione, la primavera scorsa, lei avrebbe ceduto alla richiesta di una prestazione sessuale, un episodio consumato dietro una siepe nei pressi di un supermercato della zona e del quale lei si è subito vergognata tanto da scappare a casa. Ma secondo il suo racconto, il 27enne altre volte avrebbe cercato di convincerla, provando anche di portarla a casa sua, ma per fortuna senza riuscirci. Non è chiaro in che modo la quindicenne sia riuscita per mesi a pagare lo spacciatore, arrivando a sborsare in tutto una cifra stimata in quasi 6.000 euro. Le parole della ragazza hanno trovato conferma nell'analisi dei messaggi che i due si scambiavano su WhatsApp, un quadro sufficiente a fare emettere un ordine di custodia cautelare in carcere per il giovane, misura chiesta dal PM Michele Martorelli, firmata dal GIP Andrea Salvatore Romito ed eseguita venerdì scorso dai carabinieri che lo hanno rintracciato in un bar della zona. La ragazzina intanto è stata affidata alle cure di professionisti del settore sociale che l'aiuteranno a disintossicarsi. Voltiamo decisamente pagina. Buone notizie arrivano invece oggi dall'annuale classifica stilata dal Sole 24 Ore a proposito della qualità della vita. Secondo il Quotidiano Economico, la provincia di Bologna è prima in Italia, scalando 5 posizioni rispetto all'anno scorso. Vediamo. Per la quinta volta nel corso di 33 anni, è infatti dal 1990 che il Sole 24 Ore stila questa particolare graduatoria, la provincia di Bologna è prima in Italia per qualità della vita, riguadagnando 5 posizioni rispetto all'anno scorso. Gli altri anni in cui la nostra provincia ha primeggiato in questa lusinghiera graduatoria sono stati il 2000, il 2004, il 2011 e il 2020. Nelle sottocategorie scelte dal Sole 24 Ore come macro aree tematiche su cui basare la classifica finale, la provincia di Bologna è prima per quanto riguarda demografia, società e salute, seconda in ricchezza e consumi, settima in affari e lavoro, decima in cultura e tempo libero, tredicesima in ambiente e servizi e 95esima in giustizia e sicurezza. A Bologna, città che ha visto il riconoscimento UNESCO per i portici e l'accensione del supercomputer Leonardo, quarto al mondo, il merito di confermarsi dotta e per questo spicca in demografia, salute e società con il record di diplomati e laureati tra i 25 e i 39 anni ed è al terzo posto in Italia per
per durata del percorso di studi, 11,7 anni dopo Roma e Trieste. In ricchezza e consumi è in salita di 2 posizioni rispetto all'edizione 2021 ed è prima per partecipazione elettorale, 73,9%, seconda per basso numero di NEET, seconda per alto tasso di occupazione, 74,8%, terza per penetrazione della banda larga. Ma se come ogni anno tutti gli indicatori sono positivi, ce n'è uno che costantemente stona, l'unico, quello relativo a giustizia e sicurezza, come detto 95esima, 104esima per indice di criminalità. Ma va sempre valutata anche l'alta propensione dei bolognesi a denunciare i reati. E su questo primato oggi il nostro Gianfranco Parmigiani ha intercettato e carpito un commento del sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Sentiamo. Un Matteo Lepore decisamente più rasserenato rispetto ai recenti commenti sulla fase costituente del PD, l'aveva aspramente bacchettata Lepore qualche giorno fa dicendo mancano contenuti, insomma a questo punto sarebbe stato meglio fare le primarie. Oggi invece con la classifica del Sole 24 Ore che mette sul podio assoluto Bologna per la quinta volta negli ultimi decenni come capitale del benessere per tutta una serie di fattori in Italia, Bologna guadagna dunque la medaglia d'oro e questo è il suo commento. Allora, il sindaco ha questa super fascia tricolore non però per brindare alla quinta volta che Bologna diventa capitale del benessere secondo la qualità della vita del Sole 24 Ore, ma per precedenti impegni istituzionali, però un commento è d'obbligo perché è comunque un buon risultato. Sì, pensiamo che venga ripagato il lavoro di questo anno e anche degli anni precedenti, è un risultato che riguarda tutta la città metropolitana, quindi va condiviso con i tanti amministratori e le tante amministratrici del nostro territorio e le varie comunità. Abbiamo puntato sul welfare, sull'istruzione, sulla cultura, su rafforzare i servizi dopo la pandemia. Tanto ancora da fare e credo che in questo momento bisogna stare accanto ai comuni piccoli e medi perché soprattutto loro rispetto alle grandi città che sono in sofferenza. Ben 45 chilometri di addobbi natalizi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Bologna perché irregolari e non conformi alle normative. Vediamo. 45 chilometri di catene luminose, quelle con cui si addobbano alberi di Natale, terrazzi, giardini e portici, ma anche 120.000 decorazioni adesive per addobbi natalizi, sono state sequestrate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna nei giorni scorsi. I finanzieri infatti hanno intensificato l'attività di ricerca e repressione del commercio di prodotti contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza proprio con l'avvicinarsi delle festività natalizie. La Guardia di Finanza ha così individuato un esercizio commerciale che vende prodotti per la casa in genere riconducibile ad un cittadino di nazionalità cinese al cui interno venivano commercializzati tra gli altri luminarie e addobbi natalizi privi dei requisiti di legge. L'esercizio commerciale in questione è stato segnalato alla Camera di Commercio di Bologna per la comminazione delle relative sanzioni amministrative. Si tratta di un intervento in difesa degli operatori economici onesti, ma anche volto a salvaguardare la salute dei consumatori. Adesso invece parliamo di un importante accordo che è stato firmato oggi all'Università. L'Università di Bologna e il gruppo Unipol hanno firmato questa mattina un nuovo patto di collaborazione per realizzare insieme attività di didattica e ricerca con progetti su temi innovativi di impatto sul territorio e sulla società. Sentiamo le interviste di Maria Elena Mele a Carlo Cimbri, presidente di Unipol, e a Giovanni Molari, il rettore dell'Alma Mater. La natura di questo accordo che viene rinnovato con l'università quanto è importante? Beh, è importante perché sancisce una collaborazione che non è nuova e che ha trovato tanti spunti di sviluppo negli anni scorsi. Basti dire che come Unipol siamo insieme all'università soci del centro per i supercomputer qui al Tecnopolo, siamo soci entrambi nel centro nazionale per mobilità sostenibile e abbiamo dato vita a diverse forme di collaborazione su una serie di settori di interesse della nostra azienda e chiaramente anche dell'università. Oggi rinnoviamo l'accordo con Unipol
Come tanti altri accordi che abbiamo fatto, credo che sia molto importante per l'Università di Bologna continuare a lavorare insieme alle principali aziende del territorio per lavorare, per far crescere un po' tutte le nostre attività. In concreto cosa sviluppa questo accordo? L'accordo prevede diversi ambiti, sia di ricerca che di didattica, per sviluppare attività di concerto con Unipol. Siamo anche in diversi progetti del PNRR, sia l'Università di Bologna che Unipol, e quindi questa sarà un'altra occasione per rafforzare la collaborazione nei prossimi anni. Pagina sportiva ora con il basket, momento difficile davvero per la Virtus Bologna dopo la pesante sconfitta in Eurolega al Pireo contro l'Olympiakos. Arriva anche il primo KO in campionato, questa volta alla Segafredo Arena. Scafati si è imposta per 84-77, il commento a fine partita del coach bianconero Sergio Scariolo. Lo score dice che abbiamo vinto 3 quarti e ne abbiamo perso uno, ma abbiamo perso di brutto, di 15, con veramente una serie di decisioni sbagliate, palle perse, cattivi tiri che hanno portato loro a prendere anche dei tiri facili in contropiede. Sicuramente finire il primo tempo con 3 su 12 nei tiri da sotto, da dentro l'area, è stato una zavorra importante, così come la differenza nei rimbalzi, la differenza, diciamo, il rapporto palle perse assist per noi è stato veramente deficitario, a prova che ci è mancata proprio energia, lucidità, fisicità. Probabilmente non ci siamo recuperati mentalmente bene dal colpo dell'altro giorno. Non direi assolutamente, nel modo più assoluto, che sia mancato sforzo o volontà di recuperare. Di fatto siamo rientrati in partita un paio di volte e lì purtroppo qualche episodio, sbagliando dei tiri liberi o facendo un fallo su tiro da 3 punti, quelle situazioni che se poi girano magari ti fanno mettere il naso avanti e respirare con un pochino più di leggerezza, però voglio dire, ha meritato sicuramente il nostro avversario, quindi gli facciamo i complimenti. E nel campionato cadetto sorride invece la Fortitudo al Paladozza. La squadra di Luca Dalmonte ha battuto Pistoia, capolista del girone, per 75-67, mantiene l'imbattibilità casalinga. Era questa l'ultima notizia, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata.